Allora, buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti a questo terzo appuntamento del Mese della Cultura che abbiamo dedicato al tema dell'identità, tema scelto appunto dai ragazzi della residenza Giuseppe Tovini. E gli ospiti appunto verranno presentati, a me spetta solo il compito, ecco, di darvi il benvenuto a questa sera, dove affronteremo il tema dell'identità dal punto di vista psicologico. In realtà sarà proprio un dialogo tra la psicologia e la filosofia e un po' vuole essere la sintesi di questo percorso, se dobbiamo pensare in termini un po' hegeliani, la tesi, l'antitesi e la sintesi, questo terzo momento, insomma, dove facciamo un po' il punto della situazione sul tema appunto dell'identità con un particolare focus sul futuro e sui giovani. Do subito la parola alla nostra moderatrice, a Veronica Alessio, che appunto ci presenterà gli ospiti e darà avvio alla serata. Grazie, buon ascolto. Buonasera a tutti e anch'io rinnovo il benvenuto qui alla terza conferenza in occasione del ciclo delle conferenze organizzate appunto per il Mese della Cultura. E siamo qui oggi a insomma, sviscerare quelli che sono i rapporti tra l'identità, tra psicologia e filosofia. Ci aiuta nel farlo, innanzitutto ci aiutano i due relatori che sono qui presenti, quindi stiamo parlando del poeta, filosofo, conduttore radiofonico Marco Buzzi e in più dello psichiatra, docente di cyberpsicologia all'Università Europea di Roma, nonché direttore scientifico della comunità terapeutica Tisipo, Torino Cantelmi. E non soltanto loro, anche perché piuttosto ci faremo aiutare anche appunto da quello che è l'opera che analizzeremo, che insomma utilizzeremo un po' come punto di riferimento durante la serata. Stiamo parlando appunto del libro Transizioni profetiche, scritto appunto anche da Francesco Canella e da Fabio Lorenzini. Ecco, quindi allora, più che introdurre io stessa il libro, magari in maniera arbitraria, presentarne l'interpretazione, direi di far parlare il libro di per se stesso e di partire proprio dal titolo, dall'analisi del titolo, Transizioni profetiche. Allora, la prima parola è transizioni. Transizioni rimanda nell'immaginario collettivo a un cambiamento. Se cerchiamo la parola transizione sul vocabolario, risulta essere un sinonimo di cambiamento. Ma è effettivamente così, perché se ci pensiamo, la storia del progresso dell'umanità è in costante cambiamento. E quindi paradossalmente il cambiamento, così come diceva ad esempio anche il sociologo Gimmel, è paradossalmente l'unità costante alla quale aggrapparsi rispetto invece a un mondo che cambia costantemente. D'altronde cambiano i modelli, cambiano gli stili di vita, cambiano le mode, cambiano i modelli di cellulare. Cambia tutto tranne il cambiamento stesso. Ed è proprio quindi in questo contesto che non si può tanto parlare di un'epoca del cambiamento, perché sarebbe in qualche modo quasi paradossale, dal momento che qualunque epoca è un'epoca di cambiamento. Al contrario, così come appunto ci suggerisce Papa Francesco, è necessario parlare di un cambiamento di epoca, quindi di una transizione che è diversa dal cambiamento, non soltanto in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi. Ed ecco quindi che questo libro, quantomeno io l'ho percepito come una sorta di appello rivoluzionario, e una rivoluzione che però, se mi permettete, è la rivoluzione forse più rivoluzionaria di tutte, perché quando noi pensiamo a rivoluzione nell'immaginario collettivo pensiamo, non so, alla rivoluzione francese, alle rivoluzioni atlantiche, quindi a rivoluzioni collettive, di gruppi che perseguivano un obiettivo comune. Al contrario, invece, questa rivoluzione ci invita a guardarci dentro, ci invita a riscoprire la nostra interiorità e quindi ci invita a partire dall'individuo, dal singolo, e non tanto a cambiare il mondo. Quella è piuttosto un'utopia, forse a cambiare la struttura del mondo prima di tutto. E se io cambio il mio sguardo sul mondo e voi cambiate il vostro sguardo sul mondo, il mondo inevitabilmente cambierà. Ed ecco, questo l'ho trovato assolutamente illuminante. Ed è proprio per questo quindi che la prima domanda la rivolgerei al dottor Cantelmi,
E in particolare, appunto, mi chiedevo, rispetto ad una società che è in costante cambiamento, i segnali sono palesi, ricordiamo innanzitutto la globalizzazione, oppure la guerra in Ucraina come le tante altre che si consumano al momento nel mondo, oppure ancora la crisi della democrazia. Ecco, come affrontare il cambiamento pur restando però fedeli alla nostra identità? Quindi come non farsi travolgere magari dalla paura del cambiamento, da questa status quo bias che insomma ci tiene a freno tutti quanti, ma piuttosto accogliere il cambiamento dentro di noi, pur rimanendo fedele all'identità. Allora, a proposito di identità, mi piacerebbe sapere chi siete, almeno, se fosse possibile, ma proprio al volo, che roba siete? Voi chi siete? Delle persone, dei relatori. Di quale relatore? Di Marco Cuzzi? Quindi la vostra identità è fan di Marco Cuzzi. No. Qua, almeno qua. Io mi occupo dell'industria dei media. Bene, bellissimo. Poi, io sono tra economia e educatore professionale. Ho fatto volontariato a Don Guanello, il nostro Fabio Vanzetti, e quindi la mia è un'anima che è trasversale tra la psicologia dei mercati, la psicologia, anche di bene, in questo momento hanno delle grandi difficoltà di ansia. Fantastico. Avete 10 secondi a testa. Sono studente della relazione internazionale. E da dove vieni? Da Roma. Quindi sei arrivato in Italia e ti stai confrontando con questa nostra cultura? Finalmente. Come la vedi? Città di diversi. Parchi di Sinelli. Molto bene. Anche io della relazione internazionale, come lui, però sono italiano. E da dove vieni? Da Reggio. Dopo io. Beh, io sono. Economia. Molto bene. E da dove vieni? Bellissimo. Scienze, quindi, tu da dove vieni? Dall'Etiopia. Bellissimo questo aspetto internazionale. Vediamo questa prima città. Io sono studente di Strategic Management. E vieni da? Padova. Da Padova. Bene. Studente di giurisprudenza, non parla canale. Molto bene. E io anche di giurisprudenza. Sei studente? Sì, sì. Perfetto. Sui giurisprudenza, vedevo che avevi un contatto con Veronica. Come mai? Se le amiche, cos'è? No, era loro. Ho visto che scambiavate. Beh, va bene. Io sono la responsabile delle attività, sono io in collegio. Invece ragazzi, cioè, studi scienze politiche? Tu hai preso studi scienze politiche. Sono la moglie di Marco Muzzi, e ho insegnato diritto in una licea per tanti anni. Molto bene. Io sono Eva, sono insegnante elementare, un praticante dei gruppi di limitazione. Perfetto. Poi dietro. Sono studentessa di giurisprudenza. Benissimo. Vieni in Trento. E anche io sono studentessa di giurisprudenza, non mi vado. Perfetto, mazzo Trento e la signora da campo. Io ho giurisprudenza e vengo dalla Abruzzo. Bene. Io ho giurisprudenza e vengo dalla Abruzzo. Tanto? Sì. Io sono a Bari e studio l'economia e vengo dalla Francavilla del Mare, vicino a Pescara. Perfetto, l'Abruzzo mi cercherà bene. Io studio giurisprudenza, sono ieri e vengo dalla Bari. Da dove vieni? Dalla Puglia, dove c'è 10. Dal Salento? Sì. Da dove? Da Rigo. Perciò viene di un'identità. Io studio economia e vengo da Rigo. Bene. Io sono Vittorio. Studio economia e vengo da Procida. Vieni da? Procida. Procida. Benissimo. Questo perché non siamo masse informi, ma abbiamo un'identità. È bello vedere. Anche scambiarci
qualche informazione su noi stessi. E io mi presenterei dicendo che sono sposato e ho 5 figli. Direi che la cosa di cui più, se dovessi scegliere come presentarmi a voi, direi questo. Poi faccio anche lo psichiatra. Lei diceva della paura del cambiamento, vi racconto l'esperienza e poi mi fermo subito. L'esperienza è questa. Papa Francesco arriva, lui dice, da un altro mondo, da un mondo lontanissimo, e è molto cauto. Pensate, non riesce a varcare la soglia e ad abitare il Vaticano, i palazzi bellissimi del Vaticano. Abita a Santa Marta, non ce la fa. Diventa papa, avrebbe diritto a un appartamento pazzesco, studi religiosi, sale religiose, ci va come un funzionario, con la sua borsa, ci va a lavorare, ma poi vive a Santa Marta. Natale, credo nel 2015, incontra la Curia, come è stato detto nel 2013, incontra la Curia e fa un discorso tonante contro la Curia, contro l'apparato del Vaticano, un discorso pesante, dice che bisogna rinnovare tutto e decide di fare una piccola commissione per il cambiamento. E in questa commissione mi ci nomina perché dice c'è bisogno di uno psichiatra per quanto riguarda la paura del cambiamento, poi nomina un esperto di economia, un esperto di comunicazione, insomma una commissione così. E cominciamo a incontrare i dipendenti, più che i dipendenti avremmo voluto incontrare i prefetti delle congregazioni, i sottosegretari, i livelli undicesimo e ci scontriamo contro la paura del cambiamento. Eh sì, perché ogni giorno noi combattiamo contro il cambiamento e ogni giorno la vita, il mistero, quello che ci succede, le malattie, il dolore, la gioia, l'amore, ci impongono il cambiamento. Questa dialettica è sensazionale e oggi però siamo quasi travolti dal cambiamento. Dicevate, ma come fare a mantenere l'identità? Mica facile. Il tema di questi anni sarà distinguere il vero dal falso, l'identico dal non identico. Questa copia, se fosse firmata da Don Luca, noi la potremmo riprodurre e ogni copia riprodotta sarebbe uguale, identica all'originale. Qual è l'originale? Chi è originale oggi? Ultimo flash di cambiamento, dunque faccio anche il professore universitario. E abbiamo il problema delle tesi di laurea e del plagio. Sapete che c'è un programma, poi scrivete qualcosa, noi ci andiamo a controllare e vi becchiamo se l'avete copiato da qualche parte, mica vero? Con ChatGPT voi potete farvi fare tutti i testi che volete e noi non abbiamo più i programmi utili a scoprire se quello che avete scritto è originale, è identitario, vi rappresento, oppure se invece l'avete scritto con, sapete, non siamo più in grado di distinguere il prodotto, almeno in questo momento non siamo in grado di distinguere il prodotto di ChatGPT dal prodotto di un uomo. L'intelligenza artificiale ci... E ultimissima notazione, sempre sul grande tema del cambiamento, dell'identità dell'umano e del disumano, io faccio anche, ovviamente, lavoro anche in ospedale, e abbiamo un robot neuroscienziato che legge le risonanze magnetiche. Quando l'abbiamo comprato, questo robot neuroscienziato, che faccio lo psichiatra, il neuroscienziato da noi, il neuroradiologo, è veramente lo scienziato, quando abbiamo comprato questo robot, ci hanno dato che già aveva letto 10.000 risonanze magnetiche cerebrali e con l'iCloud si collegano tutti i robot neuroscienziati del mondo, impara tantissimo, qualcosa di incredibile, e impara tanto. Beh, vi confesso che se dovessi farmi leggere una risonanza magnetica cerebrale, la mia, non me la farei leggere dal mio amico primario neuroscienziato, ma me la farei leggere molto più volentieri da questo robot, perché sicuramente sbaglierà di meno, o forse non sbaglierà affatto.
però se poi dovessi scegliere di farmi comunicare che malattia ho, beh, preferirei tanto incontrare il mio amico, il mio scienziato, che magari mi dice queste cose, piuttosto che il robot che me la dice pari pari, ma senza nessuna umanità. Insomma, è un mondo complesso, il cambiamento è veramente straordinario. Ecco, Marco Muzzi, noi siamo convinti che appunto sia un cambiamento d'epoca e voi state vivendo la più grande transizione che l'umanità abbia mai vissuto. Noi siamo convinti che sta per avvenire la grande rivoluzione, intanto quella digitale, ma forse anche altre rivoluzioni. Poi ne parlerà Marco, perché lui è il poeta, è il filosofo, è l'ideologo della nostra faccenda. Questa è la prima risposta. Grazie mille. Grazie mille anche soprattutto per lo spunto, perché a proposito appunto delle intelligenze artificiali, che tra l'altro ho sentito che c'è una domanda dal pubblico, poi se qualcuno vuole poi farla, però a questo proposito, ricollegandomi proprio alle intelligenze artificiali, ne ho parlato anche prima, mi chiedevo, allora il cambiamento non è a tutti gli effetti contrario all'identità, perché d'altronde se ci pensiamo, una macchina, un robot è in grado sì di agire sulla realtà, però facendo riferimento ai dati che sono passati, ai dati che ha già acquisito, quindi ha delle esperienze che ha già accumulato. Al contrario invece l'essere umano, se fa riferimento ad una banca dati, alle esperienze del passato che ha accumulato dietro di sé, senza però contemplare la possibilità di cambiamento, è possibile definirlo ancora umano? Beh. Oh. Dunque, io sì, penso che certamente la rivoluzione digitale, cibernetica, robotica e dell'intelligenza artificiale sia uno dei sintomi di questo cambiamento di cui stiamo parlando. E quindi potrò dare stasera così dei flash, come ha fatto anche giustamente Torino. Allora, il primo che vorrei dire, rispondendo anche alle tue prime considerazioni, è che certamente tutta la vita e tutta la storia non è che un cambiamento continuo, grazie a Dio, direi. Cioè la vita come tale, anche la vita di una pianta, è un cambiamento continuo, e quindi anche la vita organica, e quindi anche la vita intellettuale degli enti coscienti che siamo noi esseri umani. Ma è anche vero che, come nella natura e come nella storia, il continuo cambiamento raggiunge dei momenti e delle fasi in cui questo cambiamento continuo assume, come dire, una potenza da connotarlo rispetto al ciclo ordinario. Questo capita anche nella vostra esistenza, nella nostra esistenza. Cioè è chiaro che noi cambiamo continuamente, però ciascuno di noi poi magari ricorda, che ne so, un anno della propria vita, una crisi particolare della propria vita, nella quale molte cose sono cambiate, in cui cioè il cambiamento che è continuo ha dovuto attraversare una fase critica che poi uno si ricorda per tutta la vita. Quindi è vero che il cambiamento è continuo, ma è anche vero che il cambiamento continuo possiede dei momenti critici ben diversi e connotati. Nella storia noi poi sappiamo che sono momenti lunghi, no? Ma noi abbiamo datato la fine dell'epoca antica più o meno nel 476, sulla caduta dell'impero romano. Quindi è chiaro che anche quello era un cambiamento continuo, però a un certo punto succede qualcosa che diventa memorabile e che assume i caratteri di un cambiamento d'epoca, così come il 1492, l'inizio dell'età moderna. Allora noi riteniamo, ma non siamo soli, che questa fase che stiamo vivendo, che è una fase lunga, cioè non è che sono questi pochi mesi, cioè io ritengo che tutto il Novecento rappresenti come il preludio di questa svolta antropologica, ecco, io penso che la fase critica, la falda critica che stiamo attraversando adesso,
non sia nemmeno paragonabile ai cambiamenti d'epoca dall'antico al medioevo, dal medioevo al moderno, ma sia infinitamente più profonda. Talmente profonda che è difficile definirla. E nel saggio, nei saggi di questo libro abbiamo dato degli spunti per cercare di capire che vuol dire cambiamento d'epoca, cioè quale epoca sta finendo. Non sta finendo soltanto l'età moderna, no? Vi ricordate il famoso saggio di Romano Guardini, La fine dell'epoca moderna, che è degli anni 50? A mio parere sta finendo un intero ciclo antropologico, il che significa che un'intera modalità di interpretare l'umano e finora ha sviluppato attraverso cambiamenti continui molte culture, molte civiltà, oggi si stia appalesando, perciò usiamo anche il concetto di apocalisse in senso positivo, cioè ci si sta rivelando come un modo ormai insostenibile di essere umani su questa terra. Noi definiamo questa modalità che si sta consumando egoico-bellica, e naturalmente bisognerebbe capirci, cioè un modo di essere identità, cioè di essere Marco Buzzi, di essere italiano, di essere per esempio un laico nella Chiesa, di essere uno scrittore, tutte le mie identità, di essere cristiano, che preeminentemente nella storia questa identità si è caratterizzata come contrapposizione all'altro da sé. Cioè io sono tanto più italiano quanto più mi contrappongo all'austriaco, al tedesco, al francese di tempo in tempo. Potremmo dire identità sostanzialmente polemiche. Se voi vedete la storia del mondo, e per storia del mondo intendiamo quella che inizia con la scrittura sumerica, perché prima parliamo di preistoria, quindi parliamo più o meno del 3300 a.C., quindi sono 5300 anni di storia in senso proprio, tutta la storia, questa storia, è una storia continua di guerre per il dominio del mondo. Tutta questa storia, dai Sumeri, Assiri, Babilonesi, Persiani, parliamo solo dell'Occidente, ma in Oriente è uguale, in Africa pure, e poi l'impero, diciamo, dell'ellenismo, poi l'impero di Roma, poi l'impero di Roma che si sfascia nelle nazioni europee, che si fanno la guerra ininterrottamente fino a oggi, in cui i fratelli ucraini e russi, tutti e due naturalmente cristiani, quindi tutti e due educati ad amare il proprio nemico, che si fanno la guerra e si massacrano per dimostrare chi ama di più il prossimo come se stesso. Cosa che abbiamo fatto per 2000 anni di cristianesimo storico. Allora, tutta questa modalità, che ovviamente non posso caratterizzare fino in fondo, ma voi avete, come dire, spero, strumenti intellettuali che state comunque elaborando in una università per capirmi, tutta questa modalità in tutte le sue dimensioni sta tracollando, cioè ci si sta mostrando come, diciamo, insostenibile. Le guerre mondiali, già tutto il Novecento è così. Stiamo capendo se continuiamo a perseverare in un'identità bellica, ci distruggiamo. Questo vale anche, diciamo, a livello di identità religiosa, cioè io sono tanto più cristiano quanto più perseguito, demonizzo l'ebreo, il musulmano e viceversa. Io sono tanto più, che ne so, di destra o di sinistra, quanto più ammazzo, odio, detesto, demonizzo, criminalizzo quell'altro. Capite? Tutte le grandi identità della storia, di questa storia, sono belliche. È stata anche teorizzata questa cosa, tu studi scienze politiche, quindi non so se hai già incontrato Carl Schmitt, per esempio, grande teorico politico costituzionalista del Novecento, che ha teorizzato la natura ostile della politica, ed è vero, poi bisogna vedere se c'è la possibilità di superarla, ma che sia finora così e tuttora così mi sembra abbastanza. Basta che uno vede un talk show
e capisce che l'identità polemica è l'unica che oggi sembra predominare e possibile tra gli umani. Cioè non è possibile parlare di politica se non insomma, il battibecco più che il dialogo, no? E nemmeno più il dibattito, proprio il battibecco di papere e cornacchie, no? Da quattro soldi, e fanno discorsi da quattro soldi, ma lo fanno con molto odio. Valgono niente, però hanno molto odio e suscitano molta rabbia. Quindi ottengono di scatenare l'emozione della rabbia negli ascoltatori, facendo in modo che però si arrabbino molto, ma non capiscano nulla. Allora, questa modalità sta finendo ed è veramente una falla antropologica. Per cui, a nostro parere, innanzitutto dovremmo capire: ma se sta collassando, morendo catastroficamente questo io egoico bellico, che sono prima di tutto io, cioè una forma di me, qual è la forma nuova che sta nascendo in questo collasso? Chi stiamo diventando? E questo sarebbe, a mio parere, l'argomento all'ordine del giorno di una civiltà che avesse ancora energia spirituale e di pensiero attive, e che però, secondo me, per ora ce n'ha poche, ma domani, grazie a voi, ce n'avrà di più. Allora, potremmo dire, anche qui con estrema sintesi, che l'io, cioè l'essere umano, la soggettività umana, che sta emergendo dalla passione catastrofica dell'io egoico bellico che tracolla nelle guerre mondiali, nelle distruzioni atomiche, nelle distruzioni ambientali, nello sfascio del lavoro, nel massacro delle vostre generazioni, che in questi ultimi 30-40 anni siete stati massacrati nel lavoro, nelle possibilità evolutive. Cioè, insomma, voglio dire, poi magari uno può avere anche, come dire, situazioni economiche più o meno fortunate, però il massacro del lavoro giovanile è uno scandalo, comunque, per tutti, no? Allora, qual è l'umanità che, a nostro parere, sta emergendo con grande fatica dal tracollo catastrofico dell'io egoico bellico che ha i suoi rappresentanti economici, politici e culturali, sia ben chiaro? Noi lo possiamo chiamare io tendenzialmente più relazionale, un'identità relazionale più che bellica, cioè io sono tanto più maschio, per esempio, perché questa cosa tocca anche l'identità di genere, come vedete, io sono tanto più maschio non quanto più mi separo, no? da Veronica e ho un'educazione completamente diversa e separata da Veronica, ok? Con degli stereotipi del maschile e del femminile, no. Io divento ancora più maschio, non fluido, maschio, divento sempre più maschio, cioè scopro cosa vuol dire essere maschio nella relazione quanto più stretta con il femminile e con la donna, e viceversa. Io divento tanto più italiano, nella mia storia è proprio così, non quanto più mi separo, odio, combatto, ci massacriamo con gli austriaci e con i tedeschi, che schifo anche oggi. Decine di migliaia di ragazzi come voi, diciottenni e ventenni, sono massacrati adesso in Ucraina, e specialmente russi e ucraini. È uno scandalo mostruoso. Per cui la trasformazione interiore è rivoluzione del mondo, perché altrimenti è collaborazionismo. Noi dobbiamo combattere il sistema della guerra interiormente, certo, prima di tutto e continuamente, ma poi anche nelle strutture di peccato, se vogliamo immaginare in modo secondo, perché ci sono perdibili. Quindi questo io relazionale, io sono tanto più italiano quanto più conosco, amo, studio e mi relaziono, per esempio, per quanto mi riguarda, alla cultura tedesca. Io ho amato e amo la lingua tedesca, la cultura tedesca, i poeti, i filosofi tedeschi. Sono stato in Germania a studiare per immergermi nella cultura tedesca, e più ho studiato la cultura tedesca e più mi sono sentito italiano. Italiano, fieramente, orgogliosamente italiano.
ma non perché devo odiare i tedeschi, oppure mi devo sentire cristiano, come capita ancora di sentire certe fonti di informazione no, comuni che debbono demonizzare, che ne so, la spiritualità indù, senza conoscerla minimamente. Io sono 40 anni che studio, amo e pratico, per esempio, la cultura indù, la cultura buddista, la cultura musulmana, la cultura ebraica, la cultura tao cinese. Ho imparato e imparo continuamente da queste culture. E più le studio e le amo, più capisco l'identità cristiana. Quindi l'identità dell'io relazionale è un'identità che cresce nella relazione, che è fatica. Allora, qui ci sono due pericoli, e mi fermo, che se no Veronica mi picchia, perché è severissima, mi ha dato dei tempi proprio così regimentali, mi ha detto devi rispondere in questi tempi, io per carità, sono radiofonico, quindi io obbedisco. Dicevo, si sentono delle cose terribili, no? Su queste grandi tradizioni ignorate. Oggi il pericolo è questo, da una parte nel cambiamento, che è un cambiamento radicale, quindi va capito quanto è radicale, questo manca, manca, cioè manca una cultura che ci spieghi cosa sta accadendo, perché il cambiamento, come dice Veronica, è generico. Cioè qui sta accadendo un cambiamento antropologico preciso da una forma di identità predominante, egoico-bellica, ad un'altra più tendenzialmente, consapevolmente, liberamente e volontariamente relazionale. Quindi è una rivoluzione one by one, dobbiamo decidere ognuno dentro, ecco il lavoro interiore. In questo grande passaggio, da una parte la paura di cui parlava giustamente Donino, la paura di questo cambiamento perché è vertiginoso, ci spinge a regredire nelle forme di identità del passato. Questo è il fondamentalismo. Quanta cultura è fondamentalistica? Hanno paura e quindi diventano nazionalisti, identità nazionale bellica, e diciamo il confronto tra Russia e Ucraina è uno scandalo della storia, per me è uno scandalo, perché si sta replicando una forma egoico-bellica che era vecchia e tragica nel XX secolo e che la dobbiamo vedere adesso nel XXI, è uno scandalo. Dopo quello che abbiamo vissuto, è uno scandalo. E questi pagliacci di politici, gli europei, perché sono dei pagliacci semplicemente criminali, che vanno al seguito di quest'onda bellicista, che è fuori tempo e fuori luogo, senza un minimo di scandalo. Dovrebbe essere lo scandalo il tema all'ordine del giorno. Non quante armi soltanto mandiamo in Ucraina perché deve vincere la guerra con la Russia, cosa che fa ridere i polli, per chi conosce la geopolitica in modo non banale. Quindi un pericolo è il neofondamentalismo. Quindi la paura mi porta a regredire nel passato e diventiamo tutti bellici. Ed è quello che sta accadendo. Tutti i paesi europei stanno ricorrendo al riarmo. È uno scandalo. Perfino la Germania. Che vuole investire miliardi come non ha mai fatto in armamenti e non si rendono conto del pericolo geopolitico. Non si rendono conto che quando la Germania si riarma, ok, e però adesso diciamo schiera i panzer come nella seconda guerra mondiale contro la Russia, è anche simbolicamente una cosa terrificante, ma normalmente i francesi dovrebbero ricordare che quando la Germania si riarma potrebbe anche guardare a Occidente, come ha fatto per secoli. Non capiscono niente, è uno scandalo terribile. Quindi c'è una forte regressione bellicista a tutti i livelli e l'altro pericolo è quello che chiamiamo la deriva nichilista. Quindi, come dire, perdere le identità nel cambiamento, mentre l'io relazionale non è che perdo la mia identità italiana, non è che io divento liquido o fluido, quello è un pericolo. No, l'identità relazionale è una rivelazione maggiore dell'identità nella relazione, non una perdita. Quella perdita è nichilismo. Quindi noi stiamo fra Scilla e Caribdi, tra la regressione fondamentalistica e il caos nichilistico. Questo è il grande compito.
E come diceva giustamente Veronica, a mio parere, lo diceva anche Tonino, se vogliamo mantenere, come dire, un orientamento, lo dobbiamo cercare nelle profondità del cuore, quindi in un lavoro profondo, personale e condiviso. Condiviso. E quello che ci ha detto è particolarmente interessante anche proprio alla luce di quello che ci è stato detto in un'altra conferenza che abbiamo fatto sempre a proposito dell'identità, in questo caso dell'identità sociologica, dal professore e sociologo Lorenzo Sabetta. Effettivamente lui parlava anche lui di un cambiamento antropologico e di come l'identità di fatto non sia necessariamente una caratteristica intrinseca dell'essere umano, ma che sosteneva fosse soltanto di fatto una convenzione che è entrata in scena, cioè entrata appunto nel teatro della storia in un determinato momento storico, e chi quindi dal momento che tantissimi sono i campanelli d'allarme, per esempio, non so, i surrogati dell'identità, l'identità virtuale, oppure l'identificazione al posto dell'identità di cui si parla estensivamente nel libro, appunto è effettivamente mi chiedevo se fosse possibile che si verificasse una morte dell'identità, cioè che effettivamente l'identità potesse in qualche modo uscire di scena dopo aver fatto un suo corso, e mi chiedevo proprio quale sarebbe stata l'alternativa, e appunto lei mi ha anticipato, quindi davvero illuminante. E poi un'altra considerazione era questa a proposito della fluidità, perché nel libro, in particolare nella posizione di Tonino Cantelli, appunto se non vado errata, si parla proprio di si fa riferimento al presente, a un presente tecnolibido, e quindi a come di fatto questo si contrapponga invece ad esempio ad un Novecento che Bauman definisce storico moderno. Quindi la tecnolibidità di fatto in cosa si traduce? Si traduce nella totale perdita di punti di riferimento che siano fissi, che siano stabili, siano essi nelle istituzioni oppure nelle relazioni interpersonali. Quindi in qualche modo appunto l'individuo risulta, si trova sgomento rispetto a quello che è, a quello che è il presente, a quella che è la realtà. Però mi chiedevo, per quanto ci sia lo sgomento, ci sia lo spaesamento, è possibile però in qualche modo superare questo ostacolo? Perché tendenzialmente quando leggevo a proposito della tecnoliquidità mi veniva in mente anche la possibilità di una prospettiva di responsabilizzazione dell'individuo rispetto alla liquidità, cioè se la liquidità d'altronde ci permette in qualche modo di non definirci, di definirci in divenire in qualche modo, non ci dà un sentiero che sia prestabilito, delle istituzioni che sono prestabilite, è possibile tendenzialmente, ipoteticamente dovrebbe dare spazio alla responsabilizzazione, perché formerebbe degli individui che sono consapevoli del pericolo, del rischio, e che sono anche più consapevoli della propria identità. E quindi mi chiedo per quale motivo questo non è accaduto, perché non sta accadendo che la tecnologia ci responsabilizza, ma al contrario ci responsabilizza, e quindi tutti quei vantaggi che potrebbero derivare dalla tecnologia invece vengono soppiantati dagli svantaggi. Non so se gli svantaggi, cioè sono più ottimista, cioè penso che come diceva Francesco in Amore Servizia, a un certo punto dice che le sfide hanno un gusto, perché la sfida di ogni crisi è proprio quella della rinascita. Noi siamo convinti che dopo questa sbornia tecnologica l'uomo cercherà l'uomo, si rinasce. E secondo voi qual è l'elemento più caratterizzante di questa transizione d'epoca? Qual è il fenomeno più caratterizzante? Bene e male. Nel bene e male, certo. Qual è? Se dovessi scegliere un oggetto tra virgolette, lo fa. La tecnologia. Cioè, tu dici, il fenomeno che caratterizza questo tempo è la tecnologia. E questo è profondamente vero. Poi, che altro sta succedendo? L'incertezza. Quindi se l'incertezza è comune a tutte le epoche umane, certo, oggi. In virtù anche del maggiore collegamento tecnologico, oggi c'è una sorta di camera di risonanza per le incertezze singolari, per tradursi in una generale spaventosa. Bellissimo, tu dici, se dovessi dire un fenomeno è il dominio dell'incertezza.
due neuropsichiatri infantili prima della pandemia hanno scritto un libro bellissimo che riguarda le cosiddette passioni tristi degli adolescenti di oggi, cioè il dominio dell'incertezza. Gli iGen sono caratterizzati proprio per l'incertezza, questo è molto intelligente. Altri? Individualismo. Ok. Beh. Per me la parcellizzazione, la sminuzzamento. Questo è interessantissimo. L'individualismo è un fenomeno che, lo diceva prima molto bene, in modo assolutamente affascinante Marco. Cioè, se proprio vogliamo cercare una chiave di lettura di tutto quello che sta avvenendo, io userei non tanto parcellizzazione, neanche polverizzazione, ma decostruzione. Cioè tutto è decostruzione. Qua dentro siamo in assoluta antitesi all'andamento. C'è troppa solidità. Per dire, avete 6:30 di venire qui, avete 7:30 di venire perché poi avete la cena, no? Quindi pensa come siete costruiti. Avete un ritmo di vita costruito. Ma se proprio dovessi andare a dire che cosa sta succedendo, è la decostruzione. Si decostruisce tutto, compresa l'identità. Io direi che il fenomeno che mette insieme tutti i fenomeni del postmoderno, sono il postmoderno, dico io da psichiatra, Marco Muzzi, da grande cultore, dice che non è un termine abusato, ma insomma, per capirci è la decostruzione. Quindi si decostruiscono le chiese, le religioni, le ideologie, la famiglia, si decostruisce l'identità, ecco la decostruzione. Ha un senso? Sì, ha un senso, perché si decostruiscono anche strutture probabilmente artificiali, gabbie, ingiustizie perpetrate nel mondo. Il problema è chi e come ricostruiremo. Ecco, questo è il messaggio che vorremmo lasciarvi questa sera. Chi e come ricostruiremo? Allora, il paradigma relazionale è formidabile. Guardate come siamo seduti stasera. C'è tutta questa fila vuota, tranne loro due, che coraggiosamente poi sono messi dal fondo. Lì c'è un piccolo ammasso, qua c'è un vuoto. Quanto è difficile stare insieme, quanto è difficile costruire una relazione, quanto è difficile guardarci negli occhi, quanto è difficile entrare davvero in relazione e quanto è vita la relazione. Puoi vivere senza una buona relazione? C'è uno studio canadese bellissimo, pubblicato recentemente da Meta-Analisi, che dice: dimmi come stai con i tuoi vicini, che relazione hai, e ti dirò quanta salute mentale c'hai. Cioè, buone relazioni fanno buona salute mentale, cattive relazioni fanno cattiva salute mentale, viceversa. Allora, sulla relazione ci giochiamo tutto, no? Per quanto siamo impauriti, quanta paura abbiamo nella relazione, quanta paura abbiamo del giudizio, del giudizio dell'altro, quanta paura abbiamo di stare insieme e quanto voglia abbiamo di stare insieme. Allora io penso che tutto ripartirà dalle buone relazioni, dalla capacità nostra di ricostruire buone relazioni. Sono convinto che ripartirà il benessere, la salute, persino la felicità. Il tema fondamentale per cui la decostruzione non ce la farà è che poi siamo infelici. Alla fine siamo infelici. Il vero grande tema è la felicità. Abbiamo voglia di felicità. E stiamo scoprendo che la felicità, ma anche il dolore, è nelle relazioni. E in questo equilibrio incredibile. Vi do una notizia, tutti i dati della psicologia ci dicono una cosa bellissima, che tu puoi essere stato ferito tantissimo nella tua infanzia. E non c'è persona non ferita, perché anche i migliori genitori sono genitori che non so se ti hanno fatto fare l'esperienza vera di un amore incondizionato di cui abbiamo bisogno tutti. Ma qualunque ferita tu abbia avuto nell'infanzia, nell'adolescenza, con buone relazioni la puoi risanare. Ecco perché abbiamo bisogno di educatori, di insegnanti, di allenatori, di punti di riferimento. Però se ti è detto male pure nell'adolescenza, in qualunque momento, anche nella bulimia, se tu fai una buona esperienza relazionale, tu dovrai sperimentare la felicità. Allora, io credo che ci sia questo tema fondamentale. Rimettiamoci insieme, costruiamo belle relazioni, impegniamoci in questo,
perché qui c'è la chiave della ricostruzione. Posso parlare? Guarda. Un po' andiamo a testimonianza dei ragazzi. Io sono convertito in epoca vita ed è una conversione autentica, però un po' sperimentato in maniera empirica di esistenza cultura. Sono stato salvato, chiamiamolo. E mi aiuta, ovviamente mi sta aiutando in questa fase di smarrimento, no? In generale, perché la relazione si fa in due. Se io sono predisposto a una relazione, ma l'altro no, la mia relazione è malevolca. Dio è relazione, divinità, quindi è il primo che ci ha insegnato, credo, la relazione. Io sono fortunato e graziato. Chi non ha il dono della fede, come fa in questa epoca così di smarrimento di relazioni? Questa è la domanda che mi sento di poter fare. Vabbè, sì, la fede. Sì, no, la fede, d'accordo, la visione in anime, ovviamente, come dici tu, bellissimo questo, questa della Trinità, no? Come elemento relazionale divino, profondissimo, che c'è in tutti noi, questa scintilla. Però voglio dire, l'amicizia, l'amore, no? Questi sono temi veri su cui io faccio lo psichiatra e se vedo, visio tantissimo, dove vedi che le persone si scompensano. Quando sono migliate nella relazione, nell'amore, negli affetti, nell'amicizia, quando sono traditi, quando è lì che ci giochiamo tanto, tutto forse. Quindi io penso che si possa ricostruire la fede di lui, aiuta veramente, e aiuta anche a dare una cornice di senso e significato al caos, che magari è anche alle vere. Però questo è profondamente umano, cioè è profondamente umano. È vero che ci hanno messo che ci siamo dei robot, e sapete che oggi abbiamo saputo che c'è un robot impazzito che sta stalkerizzando, che si è innamorato di un giornalista, lo sta stalkerizzando, eccetera. Questa cosa ci consola perché ci dice che può. Però è vero che ci sono dei robot che ci avranno, non lo sappiamo come sarà. Però insomma, ecco, credo che tutti noi abbiamo bisogno di fare nella nostra vita un'esperienza autentica di amore incondizionato. Lo cerchiamo tutti, ne abbiamo paura terribilmente di rimanere feriti e delusi, ma tutti stiamo cercando questo. Guardate questo nostro incontro. Potevamo iniziare senza presentarci? Posso parlare a una persona di cui non so neanche minimamente qualcosa? Forse no. Potevamo sederci in un altro modo? Forse sì. Allora, noi abbiamo bisogno di relazioni e di buone relazioni. No, senta applaudi, dai. Non so se ci sono altre domande dal pubblico. C'è una domanda, mi sa? No. Devo portare il microfono, se fosse il Zoom non sento niente. Ah, grazie mille. Buonasera, sono vabbè, uno dei pochi carpresidi dei presenti. No, io volevo chiedere, collegandomi sia al suo intervento iniziale, ma anche effettivamente a quello all'ultimo riguardo all'esperienza anche con la I, sperando che la mia non porti a pure conseguenze negative come lo sto. Allora, le AI, la tecnologia nel suo complesso potrebbe giungere a rispondere anche a domande esistenziali. Regina, fra tutte le domande, esiste Dio, esiste la fede? Ma noi, anche in questo passaggio, in questo cambio d'epoca, saremmo in grado di accettare queste risposte, anche dando per scontato, anche se è una semplificazione un po' brutta, che quello che dice la I sia verità. Noi ci sentiremmo in grado di fare nostra questa risposta in una certa maniera per apprezzare i frutti dell'evoluzione tecnologica. E dovremmo attendere l'evoluzione anche di noi stessi, dell'umanità. Qui faccio rispondere Marco Punzio, che ci vuole un poeta per rispondere a una domanda così tecnica, secondo me.
Dico solo una cosa, voi sapete quando è stata usata per la prima volta la parola robot nel mondo? Chi lo sa? Nel 1920. Sapete chi l'ha usata? L'ha usata uno scrittore cieco, cioè non cieco più. Uno scrittore cieco. E voi sapete chi ha stabilito leggi, le cosiddette fantastiche leggi della cibernetica, della robotica? Uno scrittore di fantascienza. È fantastico tutto questo, ecco perché dico che all'intelligenza artificiale risponderà la poesia. E uno scrittore di fantascienza, ancora noi le riteniamo valide le leggi più o meno valide in qualche modo. E di robot se ne parla però anche nella mitologia. Siete mai stati a Villa Farnesina? Capolavoro che noi attribuiamo quasi in parte a Raffaello, tributo dell'amore, Villa Farnesina è bellissima, dove la visitate. Al secondo piano è dipinto un vulcano, il soppo geloso di Venere, che ha accanto a sé dei piccoli robot che l'aiutano nella sua uscita, nella sua... È interessantissimo questo intrecciarsi della robotica con l'umanità, con l'umanità. Noi abbiamo un rischio, quello di diventare tutti pesci rossi, nel senso che l'intelligenza artificiale impara tantissimo, impara talmente tanto che presto le sue conoscenze, e già le sue conoscenze sono superiori a noi, e presto la differenza tra noi e tutto il mondo dell'intelligenza artificiale sarà come quella tra un pesce rosso e un pesce. Così, questo è tra rosso e pesce rosso. Contiamo di entro 10 anni mi chiederà questo. Ma c'è una differenza. Questo processo potremmo governarlo. Dobbiamo utilizzare davvero bene l'intelligenza artificiale. Farà bene all'umanità, sono convinto proprio di sì. Io sono un ottimista in questo senso. Penso che il mondo sarà più bello. Il problema è sempre salvaguardare l'umano e non c'è nulla di umano che della relazione. Questo è quello che ci caratterizzerà. A noi ci basta fare un'esperienza autentica di amore incondizionato e tutta la robotica sarà bellissima. Ci aiuterà. Poi nella domandina. Comunque, diciamo che io credo che la sfida dell'intelligenza artificiale, e cioè gli sviluppi estremi del potere creativo dell'uomo, perché questo è l'intelligenza artificiale, è un prodotto estremo della creatività umana. L'uomo è un ente creativo fin dall'origine, cioè tecnico, vive tecnicamente, cioè vive artificialmente, tecnico di arte, vive modificando l'ambiente fin dalla preistoria, quindi la tecnologia è solo uno sviluppo di una tendenza innata nell'essenza umana che è creatività tecnica. Quindi l'uomo è un'entità tecnica che vive tecnicamente, vive a partire dalla prima grande tecnologia che è il linguaggio. Il linguaggio è la grande realtà virtuale nella quale anche in questo momento stiamo vivendo tutti. Quindi non è nulla di, come dire, strano. Ha toccato un livello finale e qui torniamo alla svolta antropologica. Cioè siamo arrivati ad un punto nel quale sembra che le creazioni tecnologiche dell'uomo possano, come diceva Tonino, prevalere addirittura sulla nostra capacità creatrice. Quindi che l'intelligenza artificiale possa svolgere le funzioni, anche le funzioni creative, perché ormai la robotica non è soltanto quella dell'industria, no? In cui sostituisce gli operai, eccetera, no? L'intelligenza artificiale sostituisce l'intelletto, sostituisce l'intelligenza, appunto, sostituisce funzioni elevate della creatività umana. Allora siamo lì e quindi siamo chiamati, secondo me, a ripensare
l'identità spirituale umana, cioè chi è il mio umano? Questa è la domanda che si ripropone proprio fronteggiando la sfida dell'intelligenza artificiale. Cioè, se l'intelligenza artificiale può fare talmente tanto da sostituire gran parte delle funzioni intellettuali dell'uomo, l'io umano si esaurisce in questo e quindi è condannato alla fine alla subordinazione. E ci sono dei filoni transumanistici che vanno esattamente in questa direzione. Cioè, dicono esattamente questo. Cioè, io qui ho portato anche delle citazioni, penso a Alex Fentran, per esempio, che è un grande teorico e, diciamo, tecnico della telematica, vivente, insomma, che ha operato con Uber, insomma, è un genio dal suo punto di vista, e loro sostengono apertamente la sostituzione, in definitiva, o se volete, il potenziamento dell'io umano attraverso gli strumenti della tecnica. Perché? Perché secondo loro non esiste quello che noi chiamiamo io umano, una persona, un'identità spirituale. Questa, lo diceva già Skinner negli anni 70, è come dire un brutto sogno superato. Quindi loro dicono, voi, noi qui, non siamo delle identità spirituali autonome, dotate di intelletto e volontario, memoria. No, loro dicono, noi siamo un flusso di informazioni. Noi siamo un flusso di informazioni. Siccome questo flusso di informazioni è molto meglio organizzato dall'intelligenza artificiale, perché ha molte più informazioni, no? Come diceva lo scienziato radiologo, processa migliaia, centinaia di migliaia di immagini radiologiche, per esempio, e quindi è in grado di offrire una diagnosi potenzialmente molto più avanzata di un radiologo che magari ne ha viste 1000, 2000, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo accettare questo e quindi dobbiamo accettare che l'io umano non esiste, esiste un flusso di informazioni, dobbiamo solo organizzare meglio questo flusso di informazioni perché è organizzato male e avremo un mondo migliore. Questo è appunto una linea. Ma questa linea dà per, come dire, risolto un problema che non lo è affatto, cioè chi è l'io umano? E questa risposta, come dice un pensatore interessante, vivente, Byung Chul Han, che è un pensatore sudcoreano naturalizzato tedesco, che insegna e scrive in tedesco, lui dice: nessun numero di dati, nemmeno miliardi e miliardi di dati potrà rispondere alla domanda chi sono io. Perché lui dice l'identità, è il tema di oggi, il self, l'identità non nasce da un conto, per quanto enorme, un enorme conto, ma da un racconto. Nasce da un racconto. E il racconto è, come dire, una creazione in atto aperta all'imponderabile. Quindi il problema che oggi noi dobbiamo affrontare a livello spirituale è alla radice di tutto quello che poi sarà il nostro rapporto con la telematica, cioè con lo sviluppo tecnico nostro, perché l'intelligenza artificiale è un prodotto dell'intelligenza umana, non dimentichiamo mai. È l'io umano è un'entità costruita solo da dati informativi elaborati dal soggetto e quindi che possono essere ampliati, eccetera, eccetera, o l'entità umana è un mistero di relazione con un'origine non disponibile? Cioè io sono soltanto l'aggregato di dati e quindi deterministico, quindi appartengo al mondo della determinazione, oppure io, capito, l'io, il mistero del mio io, è in relazione con un'origine che trascende il mondo dei dati e ne è la fonte? Questa è la domanda, ed è una scelta. Cioè noi ci troviamo a un bivio, ecco, in cui dobbiamo decidere in cosa credere, perché non ci sono, come dire, prove. Non ci sono prove, è una scelta.
che cosa ti funziona di più? Io non ho alcun dubbio, perché nella mia esperienza poetica io ho sperimentato fin da piccolo che je est un autre, come dice Rimbaud, cioè l'io è un altro. Cioè l'io, io direi, è una relazione. Cioè noi siamo sempre aperti ad un'alterità non disponibile e lo sperimentiamo, perché già nel momento in cui nasciamo ci troviamo, come dire, catapultati da un'origine che non, di cui non disponiamo. Allora, questo mondo, ci troviamo a un bivio, ecco perché io talvolta sono preso, come dire, da un fuoco un po' di furore, furore, no? C'è un bellissimo libro di un grande poeta del Novecento francese, René Char, che si chiama Fureur et Mystère, furore e mistero. Perché qui ci giochiamo tutto, ragazzi. Se vince quella linea lì, abbiamo finito. Poi, siccome io sono cristiano, penso che anche se questo pianeta andrà alla rovina, l'entità umana, il mistero umano è eterno. Quindi la verità dell'io umano come entità spirituale non disponibile, relazionata direttamente in questo momento con una fonte eterna non disponibile, questo rimarrà perché è il mistero del creato. Non c'è niente. Cioè, però questo pianeta può saltare per aria. Sì. Certo, potrebbe. Se prendono quella direzione, se prenderemo quella direzione, andremo in un luogo molto buio, in cui questi discorsi diventeranno proibiti. Guardate che è una direzione totalitaria quella, deterministica e totalitaria, mascherata da bontà. Loro lo fanno per il vostro bene e hanno anche alcune ragioni, perché poi bisogna discernere. Ma quelle ragioni, perseguite fino in fondo, sradicano anche la memoria di una identità spirituale libera. Infatti loro odiano la vera libertà e la creatività, perché li distruggerà. E quindi stanno cercando di costruire un mondo meccano, no? La grande intuizione di Heidegger, no? Il mondo come Gestell, con impianto tecnico. Loro vogliono surrogare l'origine. Vi dovete togliere dalla mente di essere, come dire, in contatto con un'origine assoluta. Ecco perché c'è anche la maternità subrogata. Vogliono subrogare anche la maternità, cioè vogliono illudersi, perché è un'illusione e non potrà mai accadere, ma di poter disporre dell'origine anche materna, di subrogarla, di artificializzarla, utero artificiale, nascita artificiale, e distruggere la memoria della vera origine, indisponibile, che è poi il principio della libertà. Perché se noi non abbiamo un rapporto con un'origine non disponibile, siamo schiavi. E loro vogliono un mondo di schiavi e di marionette telematiche, governate da intelligenze artificiali che vi diranno quando pisciare, quando è tutto, tutto. Perché daremo tutti i nostri dati biometrici. E vi sveglierete la mattina e vi diranno quando pisciare, dove cacare, chi scopare, se scopare quello no, scopare quello sì, quando farlo, perché i tuoi dati, no, la pressione, tutto, tutto, tutto ben organizzato, fottuti. No, grazie. Rivoluzione antropologica. Dobbiamo rivoltarci fortemente contro questa tendenza e ci vuole un'enorme energia spirituale. Solo un'enorme ispirazione, cioè se è vero, come io credo, che c'è un'origine non disponibile, che è semplicemente la fonte della creazione, in questo momento sarà quella che ci darà le indicazioni per, come dice giustamente Tonino, perché io sono d'accordo, utilizzare tutti gli sviluppi tecnologici. Io sono un tecnologico, io amo la tecnologia, ma ci vuole un'enorme forza spirituale nuova, per non essere strumentalizzanti dagli strumenti. E quando i mezzi, gli strumenti, i media, diventano le finalità, per cui noi, diciamo, lavoriamo per i media, no? Diventiamo noi funzionari degli strumenti, diceva Schelling, quando i mezzi diventano fini, si entra nell'universo satanico. E là stiamo, a mio parere. E la scelta è ormai chiara, è molto chiara. E per un cristiano è chiarissima, perché sembra la stessa. Vuoi andare nella direzione della fallacia
un dominio assoluto sul creato, sarete come Dio, o vuoi riconoscerti per ciò che veramente sei, nella tua libertà filiale. Quindi sei creatore, ma sei figlio. Sei creatore, abbiamo un enorme potere creativo, ma è un potere ricevuto, è un potere che non ci gonfia, che viviamo nell'umilitas. Non è questo il nome del vostro collegio? Umiltà, ecco. È lì il video, è semplice e drammatico, però ce la faremo. Quindi il mio suggerimento alle nuove generazioni, come per esempio Tonino, i ragazzi qui presenti, io, lui che siamo ragazzi, e a tutti voi che siete ancora più giovani, è di non rassegnarvi, insorgere interiormente, non violentemente, capite? Allegramente, ma insorgete, perché il pericolo che Max Fischer ha descritto molto bene per le nuove generazioni è quella che lui chiama l'impotenza riflessiva. Quindi entrare in uno stato d'animo in cui da una parte sei sicuro che sta andando tutta la rovina, perché te lo dicono da quando eri bambino alle elementari, no? Il mondo sta finendo, la distruzione del pianeta, no, non ve lo dicono dalle elementari. E poi però ti dicono, però non ci potete fare una mazza. Beh, tutto sta andando alla malora, però non c'è niente da fare. Questo è il doppio messaggio satanico che viene comunicato oggi al popolo. E quindi naturalmente diventiamo impotenti riflessivi. E io incontro tante generazioni, siete molto riflessivi e molto tristi, cioè non c'è, come dire, ancora uno scatenamento energetico, ma verrà, e noi lavoriamo per questo. Grazie. Ciao. Io vi saluto perché devo scappare, parto per Massa. Vai. A Massa, ok. Cioè, domani mattina devo fare una perizia a un narcotrafficante che ha deciso di non mangiare più anche lui. Sta confondendo questa cosa, il ministro ha voluto che mai la sua ciao Marco, ciao. Grazie. Tutta questa cosa. Padre, una domanda veloce. Sono Antonio, della seconda presentazione, per virgolette, di transizioni profetiche, perché la prima era stata Dognotti, no? Penso che il professore la ricorda, perché insomma me lo ricordo benissimo, quello più sanitario, quella più sanitaria. Sì, però lei insomma interpreta un po' in maniera suo prodigio mio, e da quel momento, tra l'altro, io ho comprato il libro, regalato anche quando regalo il libro, insomma, perché adesso in particolare sono rimaste due cose, provengo subito la domanda, sue che dicono io, so, quello di Tonino sulla la profonda differenza, il grande inganno, diciamo, l'illusione, prima lei diceva l'illusione, cioè si illudono di poter fare una determinata cosa, ma riferimento alla terra assurgata, ma non sarebbe così. E Tonino sottolinea sempre questo aspetto della differenza tra connessioni e relazioni, no? Prima è stato appunto l'esempio dello smartphone, cioè siamo in perenne connessione, ma qualche relazione che effettivamente si scrive a Valentina giorno e notte, ma poi non la conosco, no? Per dire, no? E questo è un esempio che ci vedo spesso. E poi mi piace tantissimo quando lei diceva, ha ripreso i parli, che siamo in un momento di crisi e viva, no? A parte la parola è viva, noi dovremmo recuperarla sempre di più, sottolineando le cose buone, comunque questo mondo è dotico, bello, però so, ci stanno lì. Siamo in un momento di crisi, va tutto male, tutto buio e viva. Soprattutto noi credenti, per chi è l'uomo della fede, insomma, possiamo, diciamo, avere un'occasione di scatto, possiamo contaminare, possiamo portare poi la buona novella, perché alla fine poi quello. La domanda è questa. Prima lei però parlava in modo un po', non rassegnato sicuramente no, però diciamo rabbioso, nel senso nobile del termine, della politica, no? E una parola che non ho sentito, di cui invece noi credo che abbiamo un disperato bisogno, sempre nelle relazioni, sempre una dimensione orizzontale, una dimensione comunitaria, però io credo che noi abbiamo bisogno di leader, dobbiamo avere parola della parola leadership. Tra l'altro penso sia uno dei temi che forse hanno scelto i colleghi di questa residenza, se non sbaglio a Padova o a Verona. E quindi la domanda è questa, cioè, quali capacità, questa domanda, una riflessione, quali capacità dovrebbe avere, secondo lei, insomma, un po' alla luce di questo che ci siamo detti finora, no? Delle persone che si impegnano in politica, volendo dare non soltanto l'esempio, poi insomma, è una cosa chiara, cioè,
Senti, prima scherzando con gli amici che dicono io fanno in una produzione, no, scherzando fino a un certo punto, perché poi se c'è una persona che ha delle cambiate leadership, testimonia in un certo modo la roba che vive, insomma, io sono felice, in questo caso sono felice di essere un follower nella accezione più alta del termine, non in altre occasioni, no? Quindi, quali, diciamo, se lei dovesse un po' tratteggiare, una domanda proprio di didascalica, un po' un profilo di una persona che si impegna in politica volendo dare l'esempio da un lato, ma soprattutto delle soluzioni, allora c'è un po' di quello che ci siamo detto. Sì, allora intanto devo dire che su questo noi ci stiamo lavorando ampiamente da molti anni. Abbiamo sviluppato all'interno del nostro movimento d'Artipace il movimento rivoluzionario giovanile che si chiama L'Indispensabile, che è composto di ventenni che stanno appunto facendo un training in questa direzione di soggettività storico-politiche nuove. Se voi andate su YouTube troverete molti eventi che abbiamo organizzato in questi ultimi anni. Per rispondere più, diciamo, puntualmente a quello che tu chiedi, io direi alcune cose. Un nuovo, diciamo, ceto dirigente, per usare un italiano invece che la immagine anglofona di leadership, che la lasciamo appunto agli inglesi, per avere un ceto dirigente nuovo che sappia, diciamo, vivere questo turbine in cui siamo e che continuerà, dando un orientamento, come tu giustamente dici, credo che ci sia bisogno innanzitutto di persone che abbiano un radicamento spirituale nuovo, profondissimo. Non mi interessa niente cosa si creda di credere. Da un certo punto di vista, la fine di questa vicenda storica, questo naturalmente dovrei spiegarlo a lungo, per me rappresenta anche la fine delle religioni. Anche perché secondo me il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo è l'annuncio e l'inaugurazione di una umanità divina. Non è una religione. Quando l'abbiamo trasformata in una religione, siamo entrati nell'ordine bellico del rapporto conflittuale tra le religioni. Finito. Questo è finito, crolla. Nella Chiesa c'è tutto un crollo che è una bellezza, è viva. Cioè, lasciate che i morti si seppelliscano i morti e non rompano le balle. Sono morti, basta. Che vogliono fare? Zombie, vampiri? Seppelliamo e basta. Ci occupiamo del vivente. Quindi ci vogliono persone che abbiano una realizzazione spirituale reale, coltivata quotidianamente sul serio. Sono tutte, diciamo, qualificazioni che poi andrebbero spiegate, ma qua stanno a concludere. Quindi, capisci che voglio dire? Io, noi parliamo di processo iniziatico, quindi un processo iniziatico reale, vissuto tutto il giorno, tutti i giorni. Se no, non basta, a mio parere, per affrontare questa sfida, di meno non basta. Quindi, se vogliamo dire, mistici, persone mistiche, che poi siano mistiche cristiane, siano mistiche buddiste, comunque devono avere un rapporto serio, sperimentale, con quell'assoluto non disponibile di cui abbiamo parlato. Poi devono essere tecnici, cioè devono sapere tradurre questa esperienza spirituale forte, quotidiana, mistica, in linguaggi. Questo vuol dire tecnico. Tecnico vuol dire linguistico. Devi essere un mistico politico, in questo caso. Cioè devi sapere, attraverso questa illuminazione continua, inventare linguaggi, e cioè idee, e quindi visioni politiche, che non ci sono, ma si possono costruire. Io ho dato il mio piccolo contributo negli ultimi 40 anni. Nei miei libri ci sono queste e nelle nostre pratiche, cioè nei gruppi, perché a me piace poi le cose concrete. Quindi io credo che queste figure di, chiamiamole, ceto dirigente, se vogliamo dire così, della nuova umanità, del passaggio d'epoca, devono avere fondamentalmente queste due qualità. Devono essere dei mistici, delle persone mistiche, e quindi abbiano delle pratiche quotidiane, bisogna lavorare quotidianamente su di sé,
Perché questo non basta dirlo, non basta credere di essere cristiani. Questo abbiamo vissuto 2000 anni, che diciamo che amiamo il prossimo come noi stessi, che stiamo a massacrare fra cristiani da secoli, tutti battezzati, cristinati e comunicati, tutti, tutti. Pensa alla prima guerra mondiale, 600.000 italiani morti, 600.000 ragazzi come voi, massacrati al confine austriaco, tutti cattolici, tutti con la messa da una parte, gli austriaci cattolici a fare la messa dagli altri, a comunicarsi nello stesso corpo di Cristo e a massacrarsi nel pomeriggio senza scrupolo alcuno, senza manco pensare, ma non sarà strano. So a leggere che devo amare il mio nemico, che devo dare la guancia e poi devo ammazzare questa poveraccia, no, perché all'epoca le donne non c'erano, ma lui perché è austriaco. Basta! Evidentemente non c'era alcuna iniziazione seria, no? Era un tenere per vero, come diceva Nietzsche. Cioè, se era cristiani, come uno che oggi è interista, milanista, che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire essere cristiani? Questa è la domanda. Che vuol dire? Che vuol dire essere Cristo? Perché Agostino dice, no, la grande, non perché siete cristiani, ma perché siete diventati Cristo. Allora, questo vuol dire vivere l'iniziazione. Fare un'esperienza continua di essere Cristo. Di avere lo spirito del Messia e di essere qui, anch'io qui, semplicemente per dargli voce. Essendo io niente, la vera umiltà è questa, è farti tramite di un altro, però la umiltà è. Ok, quindi gente che ha un'esperienza seria, quotidiana, di trasformazione di sé e che poi sa trasformare questa energia in creatività storica. Quindi nuove visioni, nuovi linguaggi, nuove aggregazioni, noi dobbiamo trovare dei motivi nuovi per stare insieme. Quindi per me questa è rivoluzione, rivoluzione in un senso inedito rispetto alle rivoluzioni di Oriente degli ultimi 300 anni, ma che però, come dire, riassuma quella forza del cambiamento, quella speranza di radicale cambiamento che sia pure controfigurata, ha mosso le rivoluzioni moderne che sono tutte messianiche. Sono tutte messianiche, cioè traggono dalla speranza messianica, che è la speranza della pace, della fraternità, della fraternité, legalité, libertà, pace, giustizia, no, uguaglianza, cioè tutti i caratteri ideali della modernità sono messianici, sia pure controfigurati. Noi li dobbiamo recuperare alla fonte messianica e rilanciarli con potenza nella storia. Quando faremo questo avremo dei cieli dirigenti decenti, spero, sempre chiaroscuri, perché saremo sempre qua terrestri, no? Peccatori, però con un nuovo slancio storico che stiamo tutti aspettando. E questo è quello che posso dire, poi diciamo, chi vuole approfondire può vedere nei miei libri, ci sono molte indicazioni in merito, anche pratiche, anche pratiche. Grazie mille, allora a questo punto penso che si possa concludere. Davvero grazie non soltanto per la conferenza ma anche per il bellissimo, è quasi questa boccata d'aria fresca, perché effettivamente si tratta di una lettura del presente, ma di una lettura del presente in funzione di un futuro migliore, quindi davvero grazie. E ringraziamo ovviamente tutti coloro che oggi ci hanno fatto compagnia, grazie anche a chi ci segue da casa e niente, buona serata a tutti, grazie anche a voi. Grazie.